entrati in pieno clima giostresco, ci sono già delle deroghe previste per la settimana del quartierista e soprattutto per le cene propiziatorie? No, per adesso non ci sono deroghe, anche perché i quartieri ci hanno dato disponibilità a non discutere l'ordinanza. È stata una, diciamo, una grande affermazione di maturità dei quartieri, che non hanno chiesto, non ci chiederanno deroghe di sorta, hanno capito lo spirito dell'ordinanza e dopo tanti crucifige a cui sono stato sottoposto per questa ora che mi viene contestata dall'una alle due, chi aveva testa l'ha usata. È un segnale di grande crescita di responsabilità da parte dei quartieri, dove c'è sempre più attenzione al benessere dei nostri giovani. E questo è importante, lo dico sempre, io vengo da una generazione che ha avuto la fortuna di avere la strada, il campino di calcio, il sottochiesa e tanti altri momenti importanti di aggregazione. Ahimè, che la mia generazione non è stata in grado di trasmettere ai nostri figli. E vedo che oggi nei quartieri, che fra l'altro grazie all'avvento dei campi di addestramento lavorano tutto l'anno, si stanno creando dei momenti di aggregazione di tanta bellissima gioventù. E dico, poi diventa anche una palestra della vita, perché ragazzi che sono in grado di organizzare la vita del quartiere, di mettere a tavola 1200 persone, di governare i cavalli piuttosto che di attaccare le bandiere, quella gente che si abitua a lavorare, sono persone che si abituano a lavorare anche in squadra, assumendosi le proprie responsabilità, in un contesto bello, simpatico, goliardico, dove ci si può divertire lavorando anche per la città.